Le cupole del Palladio sembrano incompatibili con la decorazione a fresco. Si direbbe che egli preferisca nelle sue chiese la scultura alla pittura. Vi sono nicchie con statue, motivo anche qui ispirato da terme e templi romani. Se ci poniamo sotto la cupola, vediamo benissimo il modo con cui Palladio gioca con la prospettiva. Da qui il transetto appare più lungo di quanto sia in realtà, per avere il Palladio stretto in modo quasi impercettibile la distanza tra le colonne, in modo da creare un punto di fuga prospettico. Come abbiamo detto, questa chiesa è stata costruita nel secolo della Riforma protestante. I protestanti si richiamavano al cristianesimo delle origini, mettevano in discussione il valore di dogmi e sacramenti, come ad esempio l'Eucaristia, e accusavano il clero cattolico di simonia, mondanità ed eccessiva ricchezza. Ma anche i cattolici sentirono la necessità di riformarsi. Dal Concilio di Trento uscirono ordini e dettami per la moralizzazione del clero e per il ritorno della Chiesa al vero spirito evangelico. Ed ecco che la bianchezza del Palladio può essere intesa come espressione di questa volontà di purezza e candore. Una bianchezza che offre eccezionale risalto alla pittura del Tintoretto, che con le sue trasfigurazioni, il suo mistero e una straordinaria abilità nell'uso della luce ribadisce la forza dei sacramenti e dei dogmi contestati dai protestanti, riaffermando la spiritualità della Chiesa di Roma con un'enfasi travolgente. Figure umane che, rispetto al primo Rinascimento, hanno perso consistenza anatomica e solidità. In contrasto col mondo protestante, questa sua ultima cena è una chiara difesa del sacramento dell'Eucaristia. Tutta la composizione assume un aspetto fantasmagorico di miraggio. Possiamo osservare come nel bagliore magico della luce si formino fantasmi fosforescenti.